Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di ToxiGamer88. Oggi siamo qui su Fallout 4 per terminare una quest. Almeno credo che riusciremo a terminarla. La squadra perduta indaga presso il bunker. Non so se è l'ultima missione, però andiamo noi all'avamposto Zimone. Anzi, no, 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 no. Dobbiamo comprare alcune munizioni, visto che siamo a secco, abbiamo pure pochi soldi, quindi dobbiamo raccattare qualcosa e oggi esploreremo questo bunker. Oh, che bello! Ogni numero di tatuaggi tabù aggiunge un nuovo tatuaggio facciale unico. Interessante, proprio utile da... Spero tanto che diano qualche effetto speciale, altrimenti non Posso serve dormire pad sonni tranquilli praticamente a ora che nulla, Porter cioè sta mantenendo estetica. Appresso l'inferno. Grazie. Di cosa avevi bisogno? il suo costante Vediamo cos'è. ringraziamento. Tutto materiale di recupero, ma niente robaccia. Ok, però stiamo calmini. Allora, vendiamo questo. L'acqua sporca no. Cominciamo a vendere. Ah, ce l'ho qualcosa da vendere. Dai, che qualche cosa. No, le mine no, le utilizzeremo, dai. Fucile. Va bene così, ho qualcosa da vendere qui. Proprio quattro cose da pezzenti. Le new cola, ma è rarissimo che le utilizzi. Sangue irradiato, non ci interessa. Andiamo alle munizioni così non perdiamo tempo. No, il mappamondo è una cosa che mi interessa. Allora, da 45 costano un bel po'. Allora. Credo siano queste. Sì. Ok, va bene così. Abbiamo un altro piccolo re da 308, 160 tappi. E già siamo sotto di 1. Guarda, ti vendo un Mentas e siamo... Accettiamo. Mi va bene così, ragazzi. Allora, salviamo e dirigiamoci al posto più vicino, che sarebbe l'avamposto Zimonge. Mamma mia, questi nomi complessi. Questo è bello, ogni numero di racconti incredibilmente straordinari aggiunge una versione del talento incredibilmente straordinario che garantisce un bonus unico come danni più elevati o resistenza alle radiazioni più alte. Un'ottima rivista, sempre meglio di quella cagata del tatuaggio. Poi se... almeno per me. Poi se a voi piacciono i tatuaggi e tutto il resto. Allora, ragazzi, fatemi sapere invece cosa ne pensate del fatto che ho ripreso anche Dark Souls 2 e ho un bel po' di serie attive, però fra poco finisce L.A. Noire. E questa è una cosa ottima, perché avendo una serie in meno posso dedicarmi a fare più video. Non puoi farlo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Per favore. No. Aiutarmi, questo tizio è un sintetico, vuole uccidermi per sostituire me e la mia famiglia. Oddio, i miei bambini. Non osare neppure nominarli. Il sintetico è lui che vuole prendere il mio posto. Per favore, ti Allora, prego. salviamo e vediamo chi ha Non lasciare ragione. che questa cosa faccia quello che vuole. Allora, nessuno deve morire. Facciamo i bravi. Vediamo di calmarci tutti quanti. Nessuno deve morire. No, lui mi vuole vedere morto. Non si fermerà mai. Lo devo uccidere, non ascoltarlo. Dirà qualsiasi cosa per convincerti. Proviamo. Per Ecco. prima cosa vediamo di abbassare quell'arma. Poi potremo discutere da persone civili. No. No, ci ucciderà entrambi. Ma allora cosa è Perché non mi successo? dici com'è successo questo casino? Come... E va bene. Mi stavo dirigendo a Bunker Hill. Supero una curva e vedo questo tizio, me stesso con un'arma puntata pronto a sparare. Dopo ho soltanto ricordi confusi. Abbiamo lottato per un po', ma sono riuscito a prevalere. Non so che altro dire per convincerti. Il sintetico è lui. Allora, Non adesso conosco i dobbiamo smettere di aiutare sintetici Marco. così bene. Ti faccio fuori io se... Allora, questa è una cosa difficile. Sai una cosa?
Uccidilo e basta. Cosa? No! Ecco fatto. Io devo andarmene da qui. Parte di sintetico. Ehi là. Dio, ho ancora i brividi. Per curiosità, ma se io adesso a lui gli sparo, giusto? Sbaglia anche il tasto. No, 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 no. Un attimo, voglio fare una piccola prova e poi ricarico. Spariamogli alla gamba destra fino a quando... Così proviamo anche una cosa. Vediamo se gli salta un arto. Tanto per avere un'idea. Era quello giusto. Non ha una parte di sintetico. Però ha detto una cosa interessante. Allora, uccidi questa cosa e ce ne usciamo. Il problema è risolto. Cosa? No! Che bello. In compenso voi avete avuto l'opportunità di vedere il dialogo completo. Devo andarmene da qui. Va bene così. Dai, andiamo. Però ha detto una cosa importante. Bunker Hill l'ha incontrato. Non so se si chiama Bunker Hill questa zona. Quindi, da quello che ho capito, ci saranno sintetici. E questa non è che è una cosa che mi piace tanto. Qui c'è qualcosa. Yes. Allora, intanto voglio questo, questo e il cannello. Grazie. Buff out, nastro americano, pennello. Ok, tutta roba utile. Erano forse dei saccheggiatori, ma andiamo avanti, dai. Mi sento abbastanza tranquillo e carico per affrontare qualsiasi cosa. Oh, oh, oh. Salviamo. Radiazioni incoming, maledizione, maledizione queste radiazioni, sono fastidiosissime. Vediamo se ci riesco, ragazzi. Ferma, ferma. Ah, sì, senza prendere radiazioni. Salviamo, molto spesso. Ok. Bancarelle si trova, facciamo 90 metri. Così. Diamo dei valori approssimativi. Non c'è scritto, non c'è dato sapere se è metri in passi. E sento degli spari, la cosa non mi piace. Comunque il bello è che dico, ragazzi, farò video da un'ora invece di 45 minuti. Vabbè. Su Fallout 4 ho deciso di fare così. Non appena termino la zona, per esempio adesso noi stiamo andando in questo bunker. Terminiamo il bunker, naturalmente se la missione è completata siamo a posto. Poi se c'è un altro pezzettino di missione su un altro luogo, naturalmente lo facciamo la prossima volta. Bunker di ricognizione Teta. Ok. Diamo un'occhiata in giro, vediamo se c'è qualcosa. No, assolutamente nulla. Adesso spero tanto di riuscire a entrare. Se ho la password. Ah, ho il codice d'accesso 429A. Grande. Comandi. Apri la porta. Grazie. Ok, credo che... Non muoverti. Cazzo. Un altro passo ti faccio saltare la testa. Chi siete? Chi vi manda? Come siete entrati qui dentro? È un attimo. Calma. Calmati, non voglio problemi. No, 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 no. Non mi fido di te, non mi fido. No, allora un attimo, ricarichiamo. Cioè questa è una stronzata madornale. Io voglio... Ti faccio saltare la testa. Chi siete? Voglio farvi ascoltare un dialogo. Come siete entrati qui dentro? Calma, voglio vedere se mi riesce a persuaderlo. Calmati, non voglio problemi. No, 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 no. E un ricarico, fin quando... Cioè, voglio farvi ascoltare un dialogo. Chi siete? Chi vi manda? Come siete entrati qui dentro? Cioè, voglio vedere la persuasione come funzionano qui. No, 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 no. Ma veramente, se stiamo scherzando? Ti faccio saltare la testa. Chi siete? Chi vi manda? Come siete entrati qui dentro? Almeno quello giallo fammelo vincere, dai, fai il bravo. Che cosa vuoi da me? Per chi lavori? Come mi hai trovato?
Brandis? Sei il paladino Brandis. Io ti ho fatto una domanda. Che cosa ci fai qui? Dimmi perché sei qui. Allora. Richiesta di soccorso. Ho seguito i segnali di pericolo lasciati dalla tua squadra. I loro olonastre portavano a questo posto. Gli altri? Che cosa gli è successo? Sono morti, se i loro olonastre. Sono morte, paladino. Ho recuperato le loro... Oh, che momento tragico. Davvero? Grazie. Questo significa molto per me. Io ho provato ad andare a cercarli. Non potevo fare molto, non da solo. Però in cuor mio speravo che... Penso che trovarmi non sia stato affatto... Cazzo, ma allora il doppiaggio fa cagare, è inutile, parliamoci chiaro. A questo punto lasciatelo in inglese, dai. Tecnologia di ogni tipo. Se vedi qualcosa di interessante, serviti pure. Nascondersi qui? Che cosa hai fatto tutto questo tempo? Io ho esplorato un po' qui nei paraggi. Però sono solo... Cazzo, un paladino. Cioè, noi siamo dei vagabondi e facciamo la guerra, in poche parole. Così mi sono nascosto. Forse 3 anni. Ok, il Parkinson è una brutta cosa, ma so dettagli. E pure l'Alzheimer, a quanto credo. Sicuro di riuscire a cavartela? Io posso farcela, sì. Sono bravo a nascondermi e a combattere contro chiunque. Ma se ha detto che era pericoloso, quindi sì. Cioè, non ci sto capendo. Felice di aiutare. Sono felice di averti aiutato. Io l'apprezzo molto. Grazie. Questa era tutta la missione. Vi prego, ditemi che c'è da esplorare, perché veramente, cioè, assurdo. Intanto prendo... No, abbiamo finito la missione. Cioè, tutto il bunker io ho aspettato per fare questo episodio. Senti. Prendi quello che vuoi e sparisci. Io le prendo ste cose, però cazzo. Cioè, ci sono rimasto di merda. Cioè, mi aspettavo tipo che questo paladino Brandis fosse l'ultimo sopravvissuto e tipo qualche battaglia spettacolare, qualche dungeon in più. Invece no. 4 minchiate proprio in croce. Cioè, c'è qualche passaggio, ma non credo manco... Per il cazzo, e ti tolgo pure il vassoio. Ti tolgo tutto. Deluso, ragazzi. Sono rimasto di merda, proprio... Mi ha spiazzato, cioè mi aspettavo bunker sintetici. Cioè, nella mia testa già veramente c'era il caos. Chissà cosa mi aspettano, un vecchio di merda messo qui tutto doppiato male, fatto proprio... Abbiamo sto olonastro, va, vediamo che cosa dice. Squadra di ricognizione 429 Alfa della Confraternita d'Acciaio, rapporto finale. La nostra missione è fallita. 6 ore dopo l'inserimento, la mia compagnia è stata attaccata. Abbiamo perso 5 cavalieri. Ed esaurito l'energia delle armature atomiche. Abbiamo distrutto le armature affinché non finissero in mano nemica. Poi ci siamo ritirati abbandonando le nostre scorte. Nella settimana successiva mi sono separato dagli altri 2 superstiti della mia squadra. Entrambi sono dispersi. Stato sconosciuto. Speravo di rivederli al nostro bunker d'emergenza per cercare insieme un modo di fuggire dal comodo. Ma non è arrivato nessuno. Nessuno. Veramente deprimente, ma più che altro perché io oggi ero carico perché volevo registrare qualcosa di importante e mi ritrovo questa merda tra le mani. Che dobbiamo fare? Ci andiamo a fare un giro in esplorazione e mi sa che ci divertiremo di più in quel modo che così. Cioè, veramente... No, 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 cazzo! Ah, proprio tua madre è puttana, proprio con i cavalli. Odio dire parolacce, però sono veramente deluso. Ed è una cosa che non mi piace. Allora, innanzitutto, voglio un po' di giorno. Vabbè, già sono le 9, un'oretta va bene. Che vuoi?
Lasciami in pace. Bah. Ok, la missione è terminata. Naturalmente mi aspettavo qualcosa in più. Cioè, abbiamo trovato persino un volo di un aeroplano. Boh, però non ricordo. Ok, andiamo a esplorare dritto davanti a noi. C'è qualcosa. Il bello è che ancora non siamo arrivati a Diamond City. La quest principale la faremo molto avanti, perché avete visto, ci serve un po' di eloquenza. Ci sono tanti posti qui. Vediamo dove andare. Qui c'è nulla di importante. E dobbiamo migliorare, ragazzi, è importantissimo, la nostra abilità con l'hackeraggio. Cioè, mi aspettavo qualche super sintetico che tenesse in ostaggio il nostro paladino Brandis. Lago Quanna Powit. Mamma mia, valla a scrivere nel titolo un cosa del genere. Cioè, devo veramente scriverlo prima a mano. Ma lì c'è una capanna e lì c'è quello. Vai. Perché ce ne sono due? Benissimo, sono not host di più. Ok, questa volta... Via, come se non ci fosse un domani. Andiamo via. Ricarichiamo. Utilizzerò adesso lo spawn. E uno è andato, ne manca uno. Ma non c'è nemmeno bisogno, perché va bene così, dai. E dai. Avete sentito il gusto croccante di quando crepano queste creature? I colpi da 45 fanno il loro dovere. Ma abbiamo anche questo. Guardate, lì ce n'è uno. Devastato. Credo di averlo eliminato, giusto? Mancano. Ti faccio un altro 2 per di danno. È qui, da qualche parte. Ma proviamo con il... Spettacolo! Questo è stato bello, dai, mi è piaciuto. Prendete la carne, perché almeno... Ma è una rete? Guantone da baseball. Abbiamo scoperto in questa nuova puntata di Super Quark, Super Fallout, che in Mirlock, durante il loro tempo libero, giocano a baseball. Ok, vediamo se ce n'è qualcun altro, perché questa zona adesso la esploreremo tutte, ragazzi. Faremo una cosa veramente fatta bene, molto gradevole. Una cosa che mi preoccupa dei Mirlock, invece, parlando seriamente, è che spuntino dal terreno all'improvviso. È molto pericolosa. Molto, molto, molto pericolosa. Prendiamo anche queste foglie. Qui ci sono delle nasse. Lanterna, venderemo tutto. Ok, qui ci siamo passati, ottimo. Birra, ma non ci serve. Prendete tutto, ragazzi. Acqua sporca, finalmente utile. No, veramente mi piace troppo questo. Dopo aver giocato al 3, ragazzi, si è passato direttamente al 4. Io sto facendo le due serie in contemporanea. E la differenza grafica si sente e si vede. E devo dire che è abbastanza gradevole. Il gioco mi va benissimo. Adesso one moment, controllo se sto registrando tutto. Tanto salvataggino. Perfetto, ragazzi. Prendiamo anche la scopa, la tanica di antigelo, il secchio di metallo. Questa zona la voglio raccattare più possibile. Tutto. Anche la beuta. E leggiamoci qualche terminale. Siamo a 20 minuti di gameplay. Va bene.
Livelli estremi, livelli estremi, ossigeno moderati, estremi. Ok. Ok, leggiamo i rapporti. Ok, prima era qui ci scaricavano cose illegali, quindi. Perfetto, e questa è una cosa importante, perché prima della guerra, il 77, 100 anni prima. No, ma dai, hanno cancellato il torneo di pesca e poi... Nessun pesce pescato, tipo un merluk. Questa cosa è importante perché anche uno la potrebbe vedere in questo modo. Una critica all'inquinamento dei laghi e di tutto il resto. Cioè, francamente, ragazzi, che senso ha scaricare queste cose in un lago pubblico? Ok, che è pubblico, ma è pubblico per le persone. Francamente queste cose non le capirò mai. Io le ritengo queste società veramente indegne. Ok. Loro, per come la vedo io, la pensano così. Ma io guadagno 20.000 euro al mese, per esempio. Faccio un... Dico... Che riprendiamo, momento di break. Diamo fuoco a tutto. Stavo dicendo... Prima che mi interrompessero. Inquinare questi posti è veramente, dai, uno schifo. Ok, il direttore la pensa così, ma io ci guadagno. Mosche. E ti apro. Non lo prenderò mai, poi in testa. E dai, vieni qui. Sì, ma così non è possibile. Vieni qui. Guardate come cercava di salvarsi. Noi dobbiamo impedire che questi animali mutanti vivano. E molti di voi diranno, sì, ma tu hai detto che non bisogna inquinare. Ho detto non bisogna inquinare, ma le cose radioattive eliminarle, cioè. Comunque, il mio discorso è semplice. Molte persone la vedono così. Cavolo, ma che sono tipo soldati mimetici? Un leggendario, bellissimo, era da tanto che non ne vedevo uno, ma... Forza. Avete presente che avevo delle mine? E come si usano le mine? Venite. Forza. No, no. Cazzo, si è incazzato. Siamo morti. Un colpo e mi ha aperto in due. Devo curarmi urgentemente. Devo curarmi urgentemente. Mi sono fatto distrarre, non so il perché, però... Mamma mia. Provvista. Moriremo. Questa è una cosa sicura, moriremo. Non voglio fare tipo lo sborone, ce la faremo, ragazzi. Moriremo come cani e come bestie. A meno che non li buggo da qualche parte. A meno che non li buggo da qualche... Qui ci possono scendere? No! Via! Via! Cioè, se mi salvo, veramente un miracolo, ragazzi. Dove sono spariti dal radar. Che carino quello che si nasconde nell'acqua. Tipo tu non mi vedi. Uno è andato. Salviamo e uccidiamo gli altri. Cane, riprenditi. Si può uccidere, però dobbiamo stare molto attenti. Se questo cretino...
Invece ce la stiamo facendo. Facendo le persone molto. Secondo te, ora che sono salito di livello, mi faccio uccidere? Tubo di piombo leggendario. 20% di probabilità di menomare la gamba dell'avversario. Velocità media. Dai, non è stato male. C'è stato anche lo scontro con un leggendario. Ce n'è un altro? Questo è il Mirelook normale. No! L'abbiamo fatta, ragazzi. È una chiave inglese. Abbiamo scoperto anche che i Mirelook durante le loro giornate di lavoro riparano attrezzi. È vario. Però mi sto divertendo. Però ho notato una cosa. Il tempo quando dico. Vabbè, facciamo un video da un'ora, cavolo. Non appena. Un po' di lag. Il tempo vola giocando qui. E poi c'è questa bella struttura e vorrei farle la prossima volta. Non voglio fare troppe cose oggi. Più che altro per voi, ragazzi. Così lo carico veloce il video. Allora, facciamo solo. Lo termino qui. Andiamo a consegnare queste cose. Così già nel. Abbiamo completato queste due aree. Però mi dice bunker di ricognizione Theta non è completato. Daremo un'occhiata la prossima volta. Almeno credo. Per ora facciamo una cosa facile facile. Il lago l'abbiamo completato ed è già una cosa. Non voglio mettere troppi tag nei video altrimenti voi non capite niente. Adesso ritorniamo al bunker visto che abbiamo finito la quest. Che era richiesta di soccorso. Perché se devo scrivere nel titolo richiesta di soccorso completata oppure direttamente il nome del lago ma. Ok, andiamo subito subito qui. Vediamo se c'è qualcosa in questo bunker. Perché non è completato. Mi piace vedere la scritta completata che aiuta tantissimo. Su Fallout 3 non c'è questa cosa ed è veramente. Questa è stata un'aggiunta intelligente. Vuoi sapere se su quel bunker c'è qualcosa in più di particolare? Adesso te lo diciamo noi. Non so cos'era quel rumore, un attimo. Dai. Ho sentito un rumore stranissimo, indagheremo nel prossimo episodio. Voglio capire qui cosa c'è. Mi prego, non ditemi che è precipitato un UFO perché è sclero. Tipo come su Fallout 3. Stealth Boy. Immagini ci mancava soltanto lo Stealth Boy. Voglio soltanto restare da solo. Ho la tentazione di ucciderlo. Voglio provare a vedere se cambia qualcosa. Ah, ma manca il fattore carisma. Ottimo. L'abbiamo completato questo bunker? Sì, dovete uccidere questo stupido per completare il bunker. Dammi tutto. Ha 4 celle di fusione. Bingo. Più è bassa la salute, più gravi sono i danni inflitti. Perfetto. Contro quei nemici che ci fanno malissimo. Ma comunque, ragazzi, posso anche terminare il video. Abbiamo già consegnato tutto. Nel prossimo andremo a vendere queste cianfrusaglie e cose varie. Non mi va di perderci troppo tempo. Allora, oggi abbiamo visto il bunker di ricognizione Theta. Quindi completate la missione. Anche ripetendo il passaggio con il, come si chiama? Con l'abilità carisma. Abbiamo fatto anche il lago Quannapowit, che è una cosa importante. Dobbiamo dare il punto. Il punto. T. Abbiamo un livello, naturalmente. Adesso che abbiamo sbloccato l'hackeraggio. Dov'è l'hackeraggio? Non lo vedo. Accetta.
Puoi creare terminali di livello difficile. E nel prossimo video dobbiamo ritornare in due posti che avevo fatto. Quindi ragazzi, termino qui questo video. È stato breve, però intenso. E non siamo morti questa volta. Noi ci vediamo col prossimo video. E se vi va, lasciate un bel mi piace. Ciao a tutti.